data di onorato di giovedì 4 giugno. Allora, diciamo che ecco, cercherò di essere veloce, non so se ci riuscirò, perché tutte le volte che l'ho detto sono stato lunghissimo, perché sto approfittando del fatto di essere attualmente da solo. E quindi diciamo di non avere interruzione come al solito, ho svuotato completamente la memoria, per cui insomma penso che ho tutto il tempo per poter registrare senza interruzioni, se non di persone che arrivano, chiamano, urlano, battono, non battono nel senso, cioè battono con i pugni, robe, insomma quello, non battono nel senso fanno. Non dico altro perché insomma ecco, non sarebbe il caso, soprattutto insomma ecco, diciamo, non è il periodo per dire cose. E quando finirà tutto, forse prima o poi vi racconterò nello specifico. E anche oggi abbiamo modalità Abu Ghraib, vabbè. Però oggi c'è da dire che c'è una giornata particolarmente di M, e quindi ovviamente M sta per menta, no? Come voi sapete, e quindi ecco, quindi. Allora, velocemente, due comunicazioni di servizio, una la solita, ovvero iscrivetevi al canale per non perdere, non per perdere, per non perdere, perfetto opposto. Tutte le novità, cioè video, cioè ovviamente quando carico un video, insomma tutto quanto, basta cliccare sul pulsante iscriviti. Se non l'avete mai fatto, maledetti, dovete farlo subito all'istante perché ecco, non va bene. E a quel punto dopo cliccare sulla campanella che comparirà dopo, accanto a destra del pulsante iscriviti, e selezionare la campanella con gli apici, che vuol dire che insomma sono attive le notifiche. Sotto in descrizione c'è anche un link con scritto tutti i riferimenti di Ono Bandana. Quello è il link per entrare al fantastico mondo di Ono Bandana, dove oltre a essere accolti con noccioline, spritz, ombre, per chi piace, cioè a me sinceramente preferisco più uno spritz che un'ombra. Così un bicchiere di vino senza motivo, non, secondo me, non, boh, così a stomaco vuoto, magari mangiando, vabbè, sono gusti, insomma, ecco, preferisco più uno spritz, casomai, ecco, però insomma, vi accolgo con uno spritz, con quello che volete, se volete un limoncello, vi do anche un limoncello, insomma, ecco, non ci sono problemi, e una pizzetta Catarì, che ne so, una roba così, pizzette Catarì, anche quello. E oltre a essere accolti in questa maniera così farzosa e così accogliente, scusate in giro di parole, ci sono tutti i vari link a tutti i social network dove sono iscritto, e ovviamente ci sono vari pulsanti che sono interessanti se oltre a essere i miei stalker siete anche così, ma perché questo Ono Bandana per esempio c'ha sempre questi movimenti così spero di aver fatto sboccare, spero di aver creato un mal di mare, però insomma ecco, cioè, questi movimenti non proprio fermi, ecco, oltre ad avere un principio evidentemente di Parkinson che dura da appena nato, diciamo ecco, non sto tenendo con una mano, ve l'ho fatto vedere una puntata di Onorata, andate indietro a vederla se non l'avete vista, insomma vi ho fatto vedere la foto di come tengo il telefono, per cui per esempio ecco, tra quei link c'è anche per esempio link, ci sono anche c'è anche un link insomma in cui è possibile dare cose a uno bandana qua presente, e insomma volete dire che so, pezzette, ti diamo 5 euro, comprati un coso, un selfie stick, no? Un bastone per i selfie, per tenere
il telefono a distanza. E, ecco, in quella serie di link c'è anche questo, oltre ad avere il link che servirà per entrare invece in un altro fantastico mondo, che è quello dell'Istituto Cinematografico Fornace, e lì potete seguire tutte, ripeto, tutte le produzioni dell'Istituto Cinematografico Fornace, per cui i film, le varie produzioni estemporanee, la Fornace TV, non solo, insomma, in diretta, la Fornace in TV, non si sa che cazzo stavo dicendo, la Fornace TV in diretta, quindi vedere la programmazione, porca miseria, adesso ci ripenso, mi sono dimenticato a sistemare una cosa, lo farò dopo, e poi toccherà domani pure che ci metto, sì, perché domani, ieri ho avuto un problema con il computer, non solo con i video, insomma, di Onorato, ma anche proprio il computer, per cui ho dovuto riavviare, probabilmente è partita completamente la programmazione, e che altro, e anche insomma le produzioni tipo la programmazione, quella principale, cioè Dott Matteo, e in ultima, ma non per importanza, in ultima per arrivo, la Fornace Fornelli, questo format gastronomico sempre curato dal magnifico, incommensurabile, stratosferico Tom Seas, assieme a Dott Matteo, e insomma vi consiglio di guardarlo, cioè non è che vi consiglio, cioè, se seguite me non potete non seguire l'Istituto Cinematografico Fornaci in ogni sua presenza, diciamo, ecco, non potete non seguirlo. Quindi adesso questa era la prima comunicazione, che dura tantissimo. La seconda, invece, che sarà molto più breve, è che la puntata di Onorato del primo di giugno, ahimè, io non mi ero reso conto, l'avevo caricata e non mi ero reso conto che non aveva caricato, che c'erano stati problemi con quel video che ho caricato, cioè lì per lì sembrava che era giusto che fosse tutto quanto, cioè la preview sembrava corretta, invece non so per quale cavolo di motivo, insomma, c'era un problema, si era verificato un problema probabilmente quando ho fatto finalizzato il video, praticamente a 8 minuti moriva anziché andare avanti fino a, purtroppo, a 40 e rotti minuti che durava, e quindi ho dovuto rifare un'altra volta il video. Fortunatamente i progetti, a differenza insomma di quello che successe nel 2014, che li persi, ma non volontariamente, perché mi rubarono proprio il computer e quindi non avevo niente, stavano tutti sul computer, purtroppo. E questa volta invece il progetto ce l'avevo, e quindi bastato riprendere il progetto, rifare l'editing, e non tanto il montaggio, perché il montaggio c'era fatto, bastava rifare l'editing, finalizzare il video e a quel punto ricaricarlo, però ho dovuto cancellare quella bozza, diciamo, ecco, la bozza di puntata, e ricaricarla nuovamente. L'ho rimesso ovviamente in ordine sulla playlist, però ecco, però sappiate che insomma, ecco, se per caso voi avete ancora il vecchio link di quella puntata, diciamo, ma cazzo, ma come mai non vedo più, come mai mi dice eliminato, perché l'ho cancellato io, perché l'ho dovuto ricaricare, insomma, ecco, per cui vi consiglio di guardare la puntata, quella ultima, insomma. Adesso, se voi andate sulla playlist Onorato, anche questo credo che sia presente nel fantastico mondo, quella serie di link che ci sono, cliccando sui miei riferimenti, tutti i riferimenti di Ono Bandana, nella playlist che c'è, probabilmente ora c'è il video giusto del primo giugno. Vi invito a guardarlo, insomma, perché come tutte le puntate, come vi ho già detto, insomma, sono imperdibili, per cui quella pure merita di essere vista. Io nel frattempo riprendo il telefono, che non so per quale motivo avevo appoggiato là, per vedere cosa parleremo oggi. Allora, oggi parleremo di una
cazzata che ha detto, insomma, perché ripeto, io lo seguo questo giornalista, più che altro anche perché veramente mi dà tanti spunti anche per parlare di cose. Tra parentesi, prima di iniziare questo video, avevo visto un video di BioBlue che vi avevo letto qualche tempo fa, quella sorta di manifesto, proclama, insomma una roba di questo genere. E avevo visto un video di questo canale, una preview, insomma, ecco, mi è arrivata una notifica come quando voi attiverete la campanellina e vedrete la preview, insomma, del video che andrò a trasmettere in Premiere, no? Ecco, ho visto la stessa cosa praticamente per BioBlue. E c'era una roba, un pappalardo incontra sgarbi, o sgarbi incontra pappalardo, cioè per la serie due gemelli che si sono incontrati perché ragionano allo stesso modo, sono coglioni allo stesso modo, insomma, potrebbe essere, insomma, divertente anche vedere certi commenti, spero che siano più negativi possibili e spero che certe persone si sdeichino un tantino perché se c'è più che altro io giusto, cioè allora, da una parte è giusto dare tutte le informazioni, non solo se ti piacciono o non ti piacciono, ok? Purtroppo c'era tanta gente e purtroppo non si può dire che non c'erano, però è anche vero che non so fino a che punto certe cose abbiano si possono dare importanza, come dico tante volte, cioè ho paura che dandogli importanza, facendogli trasmettere robe, certe persone prendono coraggio. Cioè, da una parte uno potrebbe trasmettere per dire guardate che questo è un imbecille, per la serie, guardatelo, è un coglione, cioè, per la serie, stategli lontano. Cercare di capire che è un coglione, e dall'altra invece potrebbe essere che qualcuno non capisca questo e quindi a maggior ragione lo segue. Potrebbe essere visto come una legittimazione, quello che invece io ho detto più volte, cioè lasciateli perdere sti personaggi. Boh, è un'arma secondo me a doppio taglio e bisogna fare un po' di attenzione. Invece la cazzata che dicevo era perché io, come ho detto, insomma, seguo questo giornalista che mi dà anche molti spunti. Non la penso esattamente come lui, però comunque ripeto, per certe cose è innegabile che abbia ragione, secondo me. E quindi, diciamo, ecco, per esempio anche l'ultima cosa, cioè ti lamenti, insomma, ecco che devo fare il cazzo che voglio, fare il cazzo che voglio, quindi vado in giro tranquillo e beato come se niente fosse. Tra parentesi, che cazzo c'è da festeggiare? Cioè, insomma, sono morte persone, cioè, io non festeggerei mai su il fatto di essere uscito dal fatto che sono morte persone. Cioè, boh, mi sembrano un po' dei festeggiamenti del cazzo, insomma, ecco, cioè, boh. Uno potrebbe dire, vabbè, allora perché hanno festeggiato alla fine della seconda guerra mondiale? Non c'era un cazzo da festeggiare. Sì, effettivamente, almeno tanto lì c'era tanto da festeggiare. Cioè, diciamo, ecco, sì, sono cose secondo me paragonabile, quindi diciamo, ecco, secondo me la cosa migliore più che fare le feste è un attimo avere un po' di ritegno. E dicevo, quindi invece, ecco, ieri ha detto anche un po' una cazzata. Ieri, scusatemi, non ieri, in realtà il video non era di ieri, era credo del 2 giugno, se non ricordo male, o del primo, non me lo ricordo.
quale dei due fosse, perché io sono sempre un po' in ritardo, perché un po' per il lavoro, un po' per altre cose, non è che sono così tanto sul pezzo. Poi spesso e volentieri succede che magari alle 19 sto io registrando onorato, e quindi magari insomma non mi vedo il video in diretta, ecco, diciamola così. Quindi è successo che praticamente, ecco, ha detto che delle cose giuste, ma ha detto anche delle cazzate. La cazzata che secondo me ha detto è quella, qualcuno era, eccolo, va sempre lì a parare, però sono cose secondo me vere, cioè che i fascisti non hanno niente da festeggiare della Repubblica, che sono monarchici. Ma cioè, ora è un fatto storico che il fascismo ha, diciamo, avuto la sua massima espressione, cioè è andato al governo sotto la monarchia. È vero che l'incarico è stato dato a Vittorio Emanuele III, stavo dicendo tutto secondo, a Mussolini, insomma, per cui sì, ok, è giusto. Ma è anche vero che non, era un po' come il fatto della Chiesa, diciamoci le cose come stanno, cioè nel senso era funzionale questo rapporto, diciamo, ecco. Cioè non erano così tanto, cioè dire che un fascista era monarchico, ma manco per cazzo, voi siete impazziti completamente, cioè c'era Hitler che diceva tutte le volte a Mussolini. Non c'ero ovviamente, però ecco, però insomma da fatti storici, insomma, è emerso questo, che diceva sbarazza del guerre, e lui diceva non posso. Cioè, se faccio una roba del genere, non ho più tutto l'appoggio anche dei non fascisti, cioè, capito? Questa cosa, insomma, che quindi i fascisti erano monarchici, ma che cazzo stai dicendo? Ma che ti sei fumato? Cioè, assolutamente no. Cioè, non era così. Cioè, anzi, i repubblichini erano fascisti. Cioè, per la serie, quando è stato liberato Mussolini dai tedeschi, e poi è stata fondata la Repubblica Sociale Italiana, detta Repubblica di Salò, era una repubblica, cioè, non è che, oltre al fatto che quando il Partito Comunista, sì, comunista, no, Partito Fascista ha preso il potere anche nella Repubblica di San Marino, non è che ha tramutato la Repubblica di San Marino in una monarchia, cioè, che cazzo stai dicendo? Cioè, ecco, diciamo, ecco, che ti è preso, hai detto un refuso, insomma. Cioè, dire, insomma, ecco, che siccome i fascisti, cioè, casomai puoi dire, questo è giusto, che non possono celebrare questa repubblica perché questa repubblica è fondata sulla resistenza, diciamocela tutta, ecco. Anzi, tra le disposizioni finali e transitorie c'è, cioè, proprio è vietata la ricostituzione del partito fascista, cioè, capito? E quindi, ecco, per la serie, puoi dire non possono essere a favore di questa repubblica, è giusto, questo è giusto, questo sarebbe giusto, ma dire che non possono festeggiare la repubblica, cioè, così come forma istituzionale, perché i fascisti sono monarchici, ma quando mai? Ma che stai dicendo? Ma solamente no. È un po' come per esempio il fascismo in Spagna. Il fascismo in Spagna non è che c'era ancora il re, anzi, il re, cioè, di fatto c'era una monarchia, ma di fatto, ecco, cioè, nel senso,
anzi, de jure, diciamo, ecco, c'era una monarchia, ma di fatto c'era una dittatura militare, cioè, per cui non, ecco, non è esattamente corretto. Ecco, questa cosa che i fascisti sono monarchici, quando mai? Che cazzo stai dicendo? Non è giusto. Ecco, invece ripeto, è più giusto se tu avessi detto, guarda, lo so, tanto non mi guardi, per cui insomma è ovvio, cioè, non sono il pappalardo di turno che dice, ah, mi rivolgo a te Vasco Rossi, oppure a te Paul McCartney, cioè veramente, cioè curatelo, questo è un essere veramente coglione. Però ecco, più che altro, insomma, dico che secondo me hai detto una cazzata, ecco, ripeto, avresti detto giusto in quell'altro modo, ma vabbè, sicuramente gli dico tante anch'io di cazzate, quindi mettiamola su questo punto. Però insomma, ecco, ci tenevo a dirlo che insomma è un po' come quello che dico sempre, cioè l'informazione alternativa, quella che non passa in televisione, ok, preferite la televisione, quello sicuro, cioè preferite la televisione, però attenzione, cioè, però quando seguite qualcuno, anche il sottoscritto, soprattutto il sottoscritto, ma anche quando seguite un giornalista, una testata giornalistica, un personaggio, un qualsiasi cosa che sia al di fuori della televisione, dovete sempre attivare il cervello, cioè non dovete prendere lì, ah, siccome l'ha detto lui, allora ho rocolato. No, no, così come io ho detto poco fa, per esempio, di stavo, non si sa che mi stavo uscendo fuori, di BioBlu, per esempio, che ha tirato fuori, insomma, questo video di, lo vedo certe volte che parla, dà troppo spago a gente come Sgarbi, ecco, dategliene meno per cortesia, perché mi sembra un gran coglione, insomma, ecco. Oltre al fatto, insomma, ecco, cioè, per la serie, fai vedere l'iniziativa, perché è giusto far vedere, cioè, giusto fino a un certo punto, cioè, è giusto che la serie, guardatelo, capite che sono dei coglioni, cioè, ho sentito uno che diceva, insomma, una roba tipo iniettano come si chiama, mercurio, così grazie al 5G vi aumentano la temperatura. Roba è, cioè, casomai iniettano il mercurio, che è una roba velenosa, muori, cioè, ma che cazzo, ma che roba, grazie al 5G, cioè, il mercurio è un metallo intelligente, no? Gli arrivano le onde, quindi lui aumenta la temperatura, ma che cazzo, cioè, tipo comando, aumenta temperatura, cioè, ma lo dite sul serio? Cioè, ripeto, ti iniettano cose velenose, ok, ci può stare, ma che ti iniettano quello perché è una sostanza che lui reagisce col 5G, poi è mirato, capito? Cioè, proprio per la serie, sei solo tu, capito, no? Cioè, tra X, Caio e Tizio, Caio e Sempronio che hanno questa cosa, capito? No, colpisce solo lui, no? Perché ha deciso che deve far fuori Ono Bandana. Cioè, ma che cazzo c'è? Ma veramente avete problemi, no? E quindi ecco, quindi un po' questa cosa. E insomma, prendetela sempre con le pinze, le cose, non credete, insomma, a tutto. E poi, insomma, ecco, ho sentito robe su Pappalardo, ma veramente, cioè, delirante. Cioè, uno, il compositore di sinfonie, cioè, per carità, Vasco Rossi non mi piace nemmeno a me, non mi piace per niente. Però, insomma, dire che io sono il più grande compositore, tutti si ricorderanno di me, perché ho composto, non so che cazzo ha composto Antonio Pappalardo, ma poi io dire, ma tu eri generale dei carabinieri, ma pensa a fare quello e basta, e non rompere i coglioni. Cioè, ognuno si deve specializzare su qualcosa, non può pensare di essere tuttologo, io sono bravo in tutto, cosa. Tu non sei bravo in tutto, sei, magari sei stato, non lo so, io non ero un carabiniere, per cui non ne ho la più pallida idea di come eri, però
magari eri un bravo generale, basta, non stava a fare allora io adesso mo divento un compositore. Compositore di che? Che hai fatto a scuola? Che hai fatto nel conservatorio? Quando? Quando è mai successo che hai fatto qualcosa? Uno studio musicale? Ma dai, insomma, smettila per cortesia. Ma perché? Ma perché devi fare il coglione? Ma poi si mette a parlare di Vasco Rossi come se lui avesse scritto quando lui ha condiviso, e poi lui, sicuramente il suo social media manager, perché non penso che lui sta lì, aspetta, no, condividiamo le cose, scanzi, ma dai, su, non è Ono Bandana, cioè è uno che ha milioni a parte, e ci avrà persone, magari anche suoi familiari, che stanno lì, che gestiscono le robe per lui. Lui non credo proprio che si metta lì a vedere le robe, però mettiamo caso che sia stato lui, comunque ha ricondiviso una notizia. Cioè, voglio dire, oltre il fatto che hai detto una cazzata, hai detto pure una cazzata dando colpe sbagliate, cioè dicendo che lui ha detto, lui non ha detto, lui ha preso, ha fatto inoltre, basta, cioè, non ha aggiunto niente. Vabbè, stiamo parlando insomma di uno che si è candidato in Umbria e non ha preso, ha preso due voti, cioè cui poi si è candidato in Umbria e lui non manco è umbro, ma dai, su, ma almeno quello, no? Sei umbro, no? E allora che cazzo vuoi? Allora che cazzo vuoi? È come se io mi candidassi a che ne so, presidente della regione Veneto. Cioè, magari fra qualche anno potrò dire, oggi per esempio, che sono 2 anni che ho la residenza qui, cioè, ma dai, non ha senso, no? Cioè, insomma, un po' questo, cioè. Vediamo se riesco a andare avanti senza interrompere, ma ahimè ho paura che non ci riuscirò. L'altra cosa che vedevo era questo dibattito che è saltato fuori su questi assistenti civici, a parte quello che è saltato fuori su un'app, ma già ve ne avevo parlato in qualche onorato fa, questa cosa degli assistenti civici, a parte vabbè il nome assurdo, però io mi domando, ma noi abbiamo l'esercito? Che cazzo sta a fare dentro alle caserme? Oltre a giocare a dadi, a carte e roba. Mandate quelli. Perché certa gente, se non vede un mitra spianato, non capisce. Se uno arriva lì con un gilet con scritto assistente civico, gli sputano in faccia perché sono coglioni. Perché c'è gente che, come ho detto in qualche puntata fa, sono allergici alle regole, per cui quando c'è qualcuno che glielo impone con le maniere buone non capiscono. Invece io manderei l'esercito. Mandate l'esercito, che sta a fare dentro le caserme? Ma che fare? A che pro sta lì? Così a perdere tempo, a prendere stipendi e mangiare sul, diciamo, a nostre spese, così per non fare niente. Mandate l'esercito. Cioè, l'esercito. Ci sono i militari. Mandateli, invece di mandarli in giro per il mondo a fare le guerre degli altri, mandateli in giro per l'Italia, ok? Qualcuno dirà, ma vuoi militarizzare? Sì, 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 almeno sono pagati, fanno qualcosa, stanno in giro e controllano che la gente rispetta le regole. Diciamo che, ecco, dovrebbe rispettarle a prescindere, però insomma, ecco, visto che purtroppo c'è questo mal costume di violare tutte le leggi, magari in questo modo così si riesce a capire, magari. L'altro e ultimo punto, sperando che sempre non sia interrotto, è questo spot invece non della televisione locale ma della televisione nazionale del panino Simmental. Cioè, io scusate, poi il gusto com'è? Il gusto ha un altro sapore, una roba del genere. Il gusto è uno schifo, cioè, a me mi fa veramente, a me fa schifo solo guardarlo, è una roba, cioè la carne con la gelatina in mezzo al pane, cioè, ma che senso, a me mi fa orrore sinceramente. Però considerando che c'è gente che magari mangia lo schifo assoluto, magari quello gli può piacere particolarmente. A me sinceramente fa veramente schifo, boh.
non lo so, cioè a me fa schifo solo a guardarlo, però ripeto, magari io sono malato, ho insomma problemi di vista grossi e quindi magari pure i miei gusti fanno schifo, a me mi sembra una merda solo a guardarlo, probabilmente è buono, ma noi a questo punto ci salutiamo prima che venga interrotto. E detto, seguitemi in ogni mio social network, mio non personale, insomma mio dove sono iscritto social network, e seguite l'Istituto Cinematografico La Fornace, e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.